si fanno sempre più frequenti sopralluoghi preliminari del gruppo di progettisti che insieme alla sovrintendenza regionale si occuperà di dare corpo al progetto di recupero dell'ex manicomio di Teramo. Incarico per oltre 1 milione di euro, appaltato pochi giorni fa dall'Ateneo Teramano, che gestirà fino alla fine l'intera operazione di ristrutturazione della futura cittadella della cultura. E in attesa che i lavori inizino, l'ASL di Teramo, ex proprietaria della vecchia struttura sanitaria, è obbligata ad eseguire i lavori di messa in sicurezza dell'edificio fatiscente e pericolante, che negli ultimi anni sono costati molto più di 1 milione di euro. L'ultima gara di appalto è di questi giorni per un importo di 367.000 euro, ma lo stato di degrado dell'edificio e la contiguità con molte strade pubbliche continua a costituire un potenziale pericolo dovuto a possibili piccoli crolli anche in conseguenza dei danni dei terremoti del 2016. I lavori di messa in sicurezza restano così interamente a carico dell'ASL, che è la proprietaria dell'immobile fino all'arrivo dei fondi stanziati con il masterplan per il recupero dell'edificio. Solo con l'appalto definitivo dei lavori, la custodia dell'immobile passerà all'Università di Teramo. Quello delle strutture vecchie e in disuso è un problema reale per l'azienda sanitaria teramana, che è costretta ad utilizzare le risorse del servizio sanitario, cioè le somme destinate alla cura dei pazienti, per il mantenimento di edifici che non hanno alcun valore oppure utilità di tipo sanitario, ma che non si possono né abbattere e neppure cedere a causa dell'esistenza di vincoli di varie tipologie, come il caso dell'ospedaletto di Porta Romana a Teramo. L'ASL di Teramo rende noto che nei prossimi mesi sarà comunque attivato uno studio per la dismissione di queste strutture che, in assenza di finanziamenti esterni, non possono restare nel patrimonio dell'ASL.